Risorse aggiuntive per oltre 19 milioni di euro per potenziare le strutture del porto di Ortona. Lo ha annunciato il ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna nella prima tappa del suo tour odierno tra Abruzzo, Marche e Umbria. La visita nel porto più importante dell'Adriatico, tra Ancone e Bari, è servito anche per fare il punto sulla Zessa abruzzese, che in attesa del via al commissario Mauro Miccio, coinvolgerà la struttura portuale ortonese. L'impegno che abbiamo voluto mettere su Ortona, ha spiegato il Ministro, è perché siamo consapevoli delle sue potenzialità all'interno delle riforme all'esame del decreto semplificazioni. Nei miei giri al sud sono già state a Messina per superare le annose questioni delle baraccopoli. Adesso qui a Ortona per accelerare sul piano nazionale di ripresa e resilienza e sul contratto istituzionale di sviluppo. Ora tocca a Regione e Comuni. Gli imprenditori, ha concluso il ministro Carfagna, sanno bene cosa sia la ZES, la comprendono bene. Per il senatore forzista Nazario Pagano si tratta di mettere in concreto realmente in rete il porto con tutte le infrastrutture alle sue spalle, con i collegamenti a terra, la linea ferroviaria, le strutture industriali della Val di Sangro, l'allargamento della banchina. Solo per questa saranno spesi 13 milioni di euro. Dragaggio per i fondali per permettere l'arrivo di navi più grandi con maggior pescaggio, insomma, conclude Pagano da Ortona a Vasto per permettere anche il coinvolgimento di investitori anche esteri, perché si sa che la zona economica speciale favorisce investimenti, facilitazioni fiscali, riduzioni molto attrattive per le aziende.